Mi permetterò di fare due considerazioni generali prima di esporre qualche opinione sui due testi in discussione, quelli presentati appunto dall'onorevole Coscia e da Pannarano. Penso che mi consentirete di dire che il nostro sistema complessivo dell'informazione, e parlo di radio, TV, carta stampata, internet e quant'altro, sia ben lungi di stare all'unisono con quelli che sono i principi essenziali che governano gli altri sistemi europei. Ricordo in particolare i sei principi fondamentali. Quello della universalità e della completezza, quello dell'eccellenza del sistema, della diversità all'interno del sistema, del pluralismo, dell'accountability e dell'innovazione. Gli altri sistemi sono molto più avanti in questa direzione. Il mio augurio è che la discussione in corso e il testo cui si approderà, spero un testo unitario della Commissione e nei tempi anche dettati dalla contingenza, su questo terreno ci aiuti a fare qualche passo in avanti. Perché così come siamo, non va bene. Ora, io non lo so se sia giusto, perché molti sostengono di no, molti sostengono di sì, che il sistema della comunicazione abbia qualche obiettivo di fondo, dal punto di vista culturale, dal punto di vista della formazione del cittadino moderno, della sua coniugazione tra l'informazione, la democrazia, la crescita sociale, la coesione sociale, la specializzazione nella società anche funzionale di ogni singolo. Cioè, spero che su questo terreno ci sia un convincimento comune. Io penso che un obiettivo debba esserci, quello di costruire una democrazia più efficiente, che richiede un'informazione adeguata e anche, come dire, una formazione dei cittadini. Cioè c'è una missione, io questo penso. Non credo che tutti nel dibattito che ho ascoltato nel nostro paese siano di questa opinione. Molti temono sul terreno dal laicismo. E tuttavia io penso che un obiettivo di fondo il sistema della informazione debba averlo, anche nei contenuti culturali, quelli di fondo. E se questo oggi fosse uno degli obiettivi, io credo che le due proposte in qualche maniera su questo terreno debbano scendere. I primi anni della televisione italiana hanno consentito la vera unificazione culturale del Paese. Sono state esperienze importanti. Da un certo punto di vista in poi questa cosa è calata, è scesa, non si vede più. Ma anche lo stesso linguaggio politico ne risente. Molto violento, non è rispettoso delle coscienze degli altri, delle opinioni. E quando c'è anche la violenza verbale, e poi è chiaro che tutto si confonde, tutto è lecito. E non ci sono quegli sforzi necessari per costruire una coesione culturale del Paese, che è una cosa importante. Anche sul terreno dei contenuti, c'è molto da desiderare del sistema attuale. Prendete il tema dell'Europa. Non mi pare che sui media ci sia la costanza degli interventi in quella direzione, per non parlare di altri temi, quelli dell'immigrazione. Piuttosto che andare a fondo a vedere quali sono i problemi oggettivi e reali, non mi pare che questo sforzo ci sia. La seconda considerazione, e mi avvio poi a dire alcune questioni particolari, è che, ne ha parlato già il Presidente Calari, c'è un nodo essenziale, che è quello delle risorse. Guardate che all'inizio degli anni 2000, noi spendevamo circa 650 milioni per l'editoria. 650 milioni. Negli ultimi anni, partiamo dal 2008 al 2013, siamo scesi da circa 160 milioni a 43 milioni.
Se pensate, prima 600, siamo scesi a 43. Che cosa ha comportato questo fatto? Ha comportato la chiusura di almeno 60 testate. Chiusura. Io potrei fare l'elenco di quelli che hanno chiuso, ma ne faccio solo un altro. Ci sono un terzo delle province italiane che sono state silenziate. Un altro terzo è diminuita in un altro terzo il pluralismo per la chiusura delle testate. Ora, la domanda che mi pongo è questa. Ma il gioco è valso la candela? In un paese dove nel 1950 si compravano 5 milioni di copie e oggi siamo a poco più di 3 milioni? E non mi ci dica che questo è stato sostituito da internet o online, perché il sistema di uso delle notizie, il modo come vengono presentate, l'approfondimento dei testi e della discussione, evidentemente è diversa tra i media. I linguaggi sono diversi, gli atteggiamenti. Allora credo che noi abbiamo perso qualcosa, non solo sul terreno dell'informazione, ma anche sul terreno della cultura, della formazione e della democrazia. Allora, e mi avvio a fare qualche proposta di correzione. Innanzitutto vorrei sottolineare che nei due testi che ho esaminato di recente, quello presentato l'anno scorso, l'avevamo già approfondito in un'altra seduta qua, con un dibattito che si è anche intrecciato, contributi che sono anche venuti. Sui due testi che abbiamo in discussione noto che ci sono alcune questioni profonde che sono comuni. La prima è la conferma dell'esigenza dell'intervento pubblico per garantire il pluralismo, perché il mercato da solo non ce la fa. Quindi c'è la conferma nei due testi di questo principio, di questa scelta, diciamo così. La seconda è quella della adeguatezza delle risorse, perché quello che dicevo poco fa lo possiamo capovolgere, è questa la priorità, non più discutere quanto limitare i danni per farli chiudere di meno, no, dobbiamo ribaltare la logica, cioè bisogna ricostruire quello che è scomparso sotto forme anche nuove dal punto di vista tecnologico, sugli approcci, ma dobbiamo ritornare in tutte le province ad avere una presenza di uno sguardo profondo sulla realtà italiana, su quella territoriale oltre che su quella nazionale. Se questa è la logica, allora io capisco che non ci si sta a limare i 70, i 100, i 150 milioni durante la legge finanziaria, perché la logica è un'altra. Ora, io penso che queste due proposte, questa logica l'hanno sposata e credo che sia un fatto importante che ci può consentire un dibattito molto, ma molto più concreto e possibile. Ci sono anche delle priorità stabilite, che sono quelle della creazione di start-up. C'ho ancora un minuto, credo, mi avvio a concludere. Grazie. Dovere. Che è quello delle start-up, cioè creare nuovi soggetti e investendoli sul territorio per avere una rilettura delle realtà profonde che molto spesso sono ignorate. Invece, su alcune cose che vorrei proporre, innanzitutto è quello delle risorse del prossimo anno, perché è inutile che discutiamo la riforma che va in essere, dopodiché sono chiuse anche ulteriori testate, indebolendo ulteriormente la situazione. Quindi quello che vedo, dall'altra stanza c'è in discussione, la legge di stabilità, sarebbe importante che lì decidessero di dotare le risorse, almeno quelle necessarie allo stato attuale, fermo restando che ci sarà un capitolo da affrontare che riguarda, come dire, la dotazione finanziaria della proposta di riforma. Quindi le risorse.
La seconda, la ricostituzione del diritto soggettivo. Perché dico questo? So che è una vessata questio, che varie anche presenze politiche, ma anche specifiche sul territorio, ma anche a livello del governo centrale, della burocrazia, ci sono stati sollevati problemi sul diritto soggettivo. Però io lo collego al tetto che voi nelle proposte, in particolare la prima, avete messo. Ora, se noi facciamo riferimento ai costi, la modulazione delle risorse può essere fatta sui costi ammissibili, ma decisi ex ante, non ex post, l'anno dopo. Se restiamo sulla questione dei costi, se andiamo sui ricavi, beh, bisogna avere dimensioni diverse, perché se è previsto il 50% di quelli che sono i ricavi, noi arriviamo al 75% e l'altro 25% come si copre? Non c'è la continuità aziendale. Allora, se andiamo sul terreno, diciamo così, dei ricavi, quando si dice del 50%, bisogna tirar fuori almeno i ricavi che vengono dalla pubblicità. Perché evidentemente questa è anche una spinta a chi dirige i giornali di ricerchiamo più pubblicità, diamoci da fare, perché lo Stato non è che ci può coprire tutto, perché altrimenti è inutile che ne costruiamo altri che sono destinati poi a chiudere. L'ultima questione, e ho finito. Sì, sì, no, non la dico, vi manderemo una nota scritta, grazie. Lei ci lascia una memoria, però, spero. Credo di provvederò a darti lo scritto. Ecco, sarebbe importante. Uso se ancora la vecchia 22. Va benissimo, Verdi, noi l'accettiamo.